Oltre 250 ospiti per il 47esimo Galà del Circolo Italiano. L'evento, divenuto un appuntamento istituzionale molto ambito per celebrare l'italianità, si è svolto presso il prestigioso Breakers Hotel di Palm Beach. La lussuosa cornice ha regalato un'atmosfera perfetta per una serata all'insegna del tricolore. Gli ospiti sono stati accolti in una sontuosa sala per un cocktail e un Tuscan antipasto, prima di accedere alla magnifica Sala Venezia, dove è stato servito un menù a base di prodotti e ricette tipiche italiane. A fare gli onori di casa, l'instancabile avvocato Paul Finizio, presidente del Circolo Italiano della Florida e da sempre impegnato nella diffusione della lingua e cultura italiana negli Stati Uniti. Ai nostri microfoni, Finizio e Antonio Phillips hanno spiegato l'impegno del circolo a favore di giovani studenti che scelgono di imparare o approfondire la conoscenza della lingua e cultura italiana, eccellendo nel percorso scolastico. Ogni anno facciamo questa celebrazione della nostra italianità e lo facciamo con l'obiettivo di originare donazione per gli studenti. Tutti gli studenti che fanno a Italia, tutti che studia tutta la lingua, arte, musica italiana, beneficia di questa gala questa sera. Il Circolo has been around 47 years and his purpose is to promote Italian culture and education. The education started at the Florida Atlantic University, where they, Il Circolo started their first Italian studies program that is still being taught today. Un gala annuale che ha visto la partecipazione di molti ospiti VIP, tra cui i deputati La Marca, Cristian Di Sanzo, Mike Caruso, l'ex deputata Fuxia Nissoli, il sindaco di Manapalan e il giudice Nicolas Lopane. In rappresentanza del Consolato Generale d'Italia a Miami, l'avvocato Antonella Brancaccio, console onorario d'Orlando. Il Galà è un appuntamento durante il quale vengono premiati personaggi italoamericani che si sono distinti negli States per il loro impegno lavorativo, sportivo e di volontariato. Quest'anno il prestigioso premio è andato a Bob Carlucci e John Flora. Quando sono entrato negli Stati Uniti 60 anni fa, insomma, mi fa ricordare oggi, rifletto del passato e... Pure che io ritorno in Italia 5-6 volte all'anno, l'Italia è sempre nel mio cuore, ma l'America mi ha trasformato la mia vita per portare indietro in Italia i ben ricordi che io ho sia dall'Italia come anche in America. Il successo è di veramente l'America, il successo dell'America è l'opportunità che mi dà, perché gli americani sono molto aperti, sono molto generose, ti danno l'opportunità di sviluppare, di crescere. Il solido rapporto di amicizia tra i due paesi e la crescita esponenziale del Made in Italy negli USA sono stati sottolineati dai rappresentanti istituzionali. Made in Italy ha spopolato e i numeri parlano molto chiaro. Il Made in Italy non è più la pizza e il mandolino come si pensava in passato, ma invece si è affermato sotto tanti profili, la cultura, la lingua, l'impresa, sotto l'impresa varie imprese quali la farmaceutica, la nautica, il design, l'Italian design. Oramai sono diventati appuntamenti importanti le convenzioni quali quella di Orlando nel campo della ceramica e il marmo, o l'Italian design a Miami, o gli eventi nautici a Palm Beach, a Fort Lauderdale e Miami. Lo stesso circolo e il gala sono una dimostrazione dell'importanza del Made in Italy, l'apprezzamento per la cultura, la lingua e non solo. Oramai il gala è diventato un evento molto importante e lo dimostrano il fatto che sono presenti esponenti della politica italiana ed americana, esponenti importanti nel mondo dell'impresa e non solo.
È diventato l'evento del Sud Florida e ne siamo molto fieri. Come membro della Commissione della Camera dei Deputati che si occupa di attività produttive e commercio, queste occasioni come oggi qua in Florida sono occasioni per il nostro Made in Italy, il nostro Made in Italy nel mondo che si sta espandendo sempre di più, grazie, soprattutto grazie anche alle nostre comunità di italiane, di italo-americani che sono presenti negli Stati Uniti, che sono diventate una chiave per l'espansione. Da quest'anno si celebrerà anche la giornata del Made in Italy, che è una novità introdotta con l'ultimo provvedimento legislativo dello scorso novembre, in cui particolarmente io ho cercato proprio di coinvolgere il mondo all'estero. La serata è stata allietata dalla musica coinvolgente dell'orchestra Gino De Marco e da un'asta con preziosi premi, tra cui una vacanza in Toscana e una Vespa, simbolo dell'Italia, con proventi destinati a giovani studenti. Si conclude così la 47esima edizione del più famoso galà della Florida e gli organizzatori, nel congedarsi dagli ospiti, hanno dato appuntamento al 2025.